amici, e benvenuti nel mio nuovo video Penny Books. Il book di oggi è Le avventure dell'apprendista Hellpig. Ma cosa? L'apice. No, io dico Hellpig. Ma perché dici Hellpig? Perché qua, guarda, all'inizio c'è scritto Hellpig, perché ci sono tutte le pronunce di come si pronunciano. Ah, quell'altro. Qual è? Quello del nastro rosso. Esatto. Che era sempre di Rendezvous. Rendezvous, sì. Comunque non ho detto da chi è pubblicato. Cioè, da chi è scritto. Vabbè, ve lo dico dopo, vi dico il nome ora. Qua dice Hellpig, si pronuncia Hellpig. Pronuncia? Hellpig. È l'apice. Vabbè, io dico Hellpig. L'apic, vabbè. E poi dice con la C appena accennare, quindi sarebbe l'apic. La P. Vabbè. La P. Vabbè, io dico Hellpig, va bene. Le avventure dell'apprendista Hellpig. Ma perché lei se c'è non la... Non lo so! Va bene, tu lo dici così, ok. Hellpig a caso, non so, io lo leggevo così durante il libro. Le avventure dell'apprendista Hellpig di Ivana Brelic Muzuranic, un nome un po' strano, pubblicato da Mesa Mucci e della collana Rende. E allora, io di questa scrittrice Ivana Brelic Muzuranic non avevo nessun suo libro, e quindi qua, dove di solito parlano degli autori, sì, ho letto che lei è una scrittrice bravissima della... cos'era? Croazia. La Croazia, e che ha vinto addirittura l'Oscar. Nominata per il premio Nobel. Nobel della letteratura, non Oscar. Non credo l'abbia vinto, però vabbè, è nominata. Comunque nominata è già tantissimo. E poi ha vinto tantissimi premi, non premi Andersen. Era stata considerata l'Andersen della Croazia. E quindi niente. Ti è piaciuta sta cosa? Sì. E diceva che non hanno mai tradotto i suoi libri in italiano, insomma non hanno mai pubblicati in Italia. E questo è il suo primo libro che è stato pubblicato in Italia. La Besamucci, vi leggo la trama. Va bene. Quanti disastri possono arrecare degli stivali? E quanta fortuna! Lo sa bene Hellpig, il piccolo apprendista calzolaio protagonista di questa storia. Il giorno in cui decide di scappare dal terribile maestro Morcogna, si dice così questo almeno no, Morcogna, che lo tiene in casa da quando è orfano, lo fa lavorare e lo maltratta, Hellpig inizia un'avventura straordinaria, ricca di colpi di scena e di incontri inattesi. Sulla sua strada infatti incontrerà loschi figuri e anche amici speciali che renderanno quella fuga davvero memorabile. E se a un certo punto bisognerà vedersela con l'uomo nero, allora Hellpig potrà solo fare affidamento sui suoi stivali, il suo coraggio e sperare che la buona sorte lo assista. Allora ragazzi, questo libro appunto parla dell'apprendista Hellpig, che è questo bambino orfano. Secondo me è l'apic. Ma posso dire Hellpig? Mamma mia, mi sento più a mio agio. Dell'apprendista Hellpig. Va bene. L'apprendista Hellpig, che è un bambino orfano e che è un apprendista calzolaio del maestro Morcogna, un signore tipo che lo tiene, insomma, che... lo tiene e lo fa lavorare come calzolaio. Però cosa succede? Il maestro Morcogna è cattivissimo, lo sgrida sempre per ogni cosa, lo picchia anche a volte. Quindi un giorno lui dice: mi sono stufato. E quindi la sera decide di scappare. Prende degli stivali super super importanti e inizia il suo viaggio. E non sapete perché questo viaggio riserverà per lui un sacco di avventure, alcune anche pericolose, che però lui in qualche modo saprà affrontare. E adesso ve ne racconto una, perché è la mia preferita. Incontrerà delle persone speciali, come alcune anche non speciali, però questa è molto speciale, cioè Gita, una bambina che anche lei orfana, doveva andare a cercare il suo circo che era andato via senza di lei, e quindi iniziano insieme a fare questo viaggio. Ed è proprio bellissimo perché si vede che sono innamorati a vicenda, e anche se a volte un po' litigano. Davvero? Cioè, il Pic è di sicuro innamorato. Gita, però secondo me sono innamorati a vicenda. E quindi, insomma, mi è piaciuta molto questa avventura di loro due. Questa storia dentro la storia. Questa storia, sì, dentro la storia. Sono tante le storie dentro la storia. Perché ci saranno appunti delle storie che non saranno continuate, ma come altri libri, tipo
vabbè, non vi dico quali, però che ci sono delle storie non continuate tutte, cioè un pezzo dove c'è questa storia, ma tutto un po' a pezzi, cioè che non è fatto apposta, però che lui avrà degli scontri. Secondo me è fatto apposta. Eh sì, lo so, però non è proprio delle altre storie. Con le storie, vabbè. Sono tutte collegate. Sono tutte collegate, però, e poi, cioè, è lui un po' che... Un po', vabbè, avete capito con il collante di tutte le storie. Insomma, cosa vuoi dire? Praticamente tutte le storie sono appunto staccate, ma non proprio lui fa un viaggio. Apposta. Sì, lo so, però vabbè, incontra piano piano tutte le persone. Forse qualcuno avrà capito, se no qualcuno no. E quindi, insomma, lui con la sua gentilezza, perché era davvero proprio gentilissimo, riuscirà ad affrontare le cose anche più pericolose, appunto perché essendo gentili si può affrontare tutto, essendo non perché dico sempre essendo, vabbè, per quando sei felice, allegro, gentile si può superare tutto, secondo me. Poi non so, magari secondo alcuni no, magari ci vuole coraggio, per altri o per altri ci vuole paura. E l'uomo però, nero lo scoprirete, nel libro. L'uomo nero è un furfante. Ho già detto troppo, forse. Insomma, ragazzi, questo è un libro molto molto bello che appunto consiglio dai bambini 7 anni, lettura condivisa dagli 8 e mezzo, lettura da soli in su, e dove è proprio bello questo libro, dove c'è la scrittrice, a volte l'autrice, che vi parla. Nel senso, tipo, avete capito cosa è successo? È proprio incredibile questa cosa. Tipo, vi parla a voi come se fosse, come se appunto stesse parlando a voi, ed è una cosa molto bella. Come se fosse qualcuno che vi legge, che vi sta leggendo, anche se, cioè, se stai leggendo da solo, o comunque ti sta leggendo tuo papà. Capirete quello, quello che succederà. Sarà nel prossimo capitolo. Non è vero. Non è proprio così. Però comunque è molto bella questa cosa. E appunto, come vi ho detto prima, vedrete che l'apice ce la farà, ne pentirà. Oh, se ne pentirà, come se appunto la voce narrante, tipo, giusto. E come vi ho detto prima, della gentilezza di Elpi, che essendo buoni, quando qualcuno è buono e aiuta le altre persone, riuscirà sempre in tutto, riuscirà sempre a, come si dice? Bello questo messaggio, un messaggio positivo. Sì, positivo, abbastanza. No, non abbastanza, è positivo. Riuscirà sempre ad affrontare tutte le sue paure e ad affrontare tutti i pericoli, secondo me. Poi bisogna anche avere coraggio. Vabbè, lui era coraggiosissimo. Sì, lui anche diceva sempre che era piccolo come un avambraccio. Qual è l'avambraccio? Questo? Sì, o questo? No, questo. Esatto. Era piccolino, anche se io non me lo immagino tanto piccolo. Non so perché, io mi immagino sempre diversi personaggi. E quindi, niente. Ve lo consiglio ancora una volta, sempre. Ti sentivo anche che ridevi, intanto che ridevi. Sì, perché a volte c'è appunto fai deri. Una volta mi stavo anche per piangere. Perché ci sono tante emozioni, ricco di emozioni. Oh, va bene. A volte rabbia, a volte un po' paura, a volte tristezza, a volte felicità. Vabbè, adesso non mi sto dilungando troppo. Quindi, niente. Un saluto da me, la Penny, e da l'apprendista Henry. Con la...